గత జీవుడగు పతిం బ్రతికించి ఎముగెల్చే సావిత్రి భారత సాద్వికాదే. A woman who brought back to life her dead husband, that is Savitri. Non fu forse Savitri, una donna indiana, a riportare in vita suo marito? Non fu Chandramati, una donna casta indiana, che spense un fuoco che divampava furioso? Non è stata Damayanti una donna esemplare dell'India che ridusse in cenere il cacciatore malvagio? Questa terra dell'India è circondata da sette mari. Non è l'India l'insegnante del mondo che custodisce nel proprio cuore il principio della castità? Nella terra dell'India, da tempi lontani, le donne indiane, con la loro aderenza ai sacri ideali, hanno donato gioia al loro paese. Perciò esse occupano una posizione importante nella creazione. Loro sono l'incarnazione della creazione. Esse occupano una posizione più elevata rispetto a quella degli uomini. Le donne impersonano l'aspetto di madre natura e gli antichi saggi trovarono questa verità perché le donne sono le persone che risolvono i problemi della vita. Qual è la causa della sofferenza e del conflitto al giorno d'oggi? È l'assenza di purezza nei cuori degli uomini e delle donne. Il comportamento degli uomini e delle donne è alla base della crescita o della caduta di una nazione. In mancanza di purezza nel cuore degli uomini e delle donne non vi può essere gioia. Al giorno d'oggi un cuore puro è assente. Un paese non soffrirebbe per la penuria se gli uomini e le donne fossero dotati di un cuore puro. Purtroppo oggi i cuori sono completamente inquinati.
Qui vedete un pezzo di carta bianca e immacolata. Ma se una parte di questa carta, se su questa carta ci scrivete qualcosa, essa apparirà sporca. Lo stesso accade nel cuore degli uomini. In questo caso sono i sentimenti impuri che inquinano la carta. I giornali di oggi, domani saranno spazzatura. La carta di per sé non ha alcun profumo, odore. La stessa carta che è usata per avvolgere dei fiori di gelsomino è impregnata dal loro profumo e prenderà l'odore di pagoda o di pesce essiccato se verrà usata per incartare il pesce. Quando il cuore è puro, esso risplende di compassione. Al giorno d'oggi, il cuore dell'uomo è inquinato dai cattivi sentimenti e dai pensieri negativi. È a causa di questa mancanza di purezza che vi è questo caos oggi. Sin dai tempi più antichi le donne hanno mantenuto puri i loro cuori. Ci sono molti casi di donne che sono riuscite a far resuscitare i loro mariti. Savitri fu una grande donna indiana che riuscì a riportare in vita suo marito vincendo sul dio della morte. Ma la storia non parla di un singolo uomo che ha riportato in vita la propria moglie. Sono state le donne di questa elevatura che hanno installato gli ideali della femminilità in India. Se oggi la società è inquinata, lo si deve al fatto che non vengono incoraggiati gli ideali di una certa levatura. In questi tempi il modo di vivere è diventato perverso e i sentimenti, i pensieri sono ormai malvagi. In questa situazione l'organizzazione Shri Satya Sai Seva incoraggia le donne con molteplici iniziative
per quanto riguarda la sezione femminile, a sviluppare ideali alti di purezza del carattere e diffonderli in tutto il mondo. Solo le donne acquisiscono un ruolo importante nella società, solo se le donne acquisiscono un ruolo importante nella società, il mondo intero diventerà sacro. L'organizzazione femminile ha ottenuto grandi risultati, ma gli uomini tendono a non riconoscerne questo lavoro importante delle donne. Le donne dovrebbero essere capaci di governare le nazioni e persino il mondo intero se volessero. Gli uomini devono smettere di considerare le donne come delle schiave. Se il nostro paese si trova in queste condizioni è a causa della scarsa considerazione in cui vengono tenute le donne. Non c'è niente in questo mondo che le donne non possano fare. Bisogna riconoscere il loro valore e incoraggiare la loro natura, offrendo loro pari opportunità sociali. Nessun genere di incoraggiamento viene dato a loro oggi. Gli uomini non sopportano che le donne si riuniscano in satsang per una buona causa dell'organizzazione, in un'organizzazione. A causa dei loro interessi egoistici, gli uomini non riescono a comprendere che le donne possono fare molto nella società. Le donne sono altruiste, i loro cuori sono colmi di compassione e di amore. Loro si prendono molte sofferenze affinché i loro figli crescano senza allontanarsi dal giusto sentiero, un compito che è impossibile per gli uomini. La madre riveste un ruolo molto importante nel plasmare il carattere del bambino. L'educazione odierna è responsabile in gran parte del graduale peggioramento del comportamento dei giovani. Nei tempi antichi le madri iniziavano i loro figli allo studio, facendo recitare loro parole sacre come Om Namah Shivaya, Om Namo Naraya Naya. Quando i bambini erano piccoli, i loro cuori erano segnati da queste parole sacre. Invece oggi l'iniziazione dei bambini non avviene recitando i santi nomi di Dio, ma da rime del tipo Ba, Ba, come la pecorina nera. Ad oggi i bambini viene insegnato delle parole sbagliate. I bambini prima davano il benvenuto agli ospiti nelle loro case con rispetto e umiltà che oggi è impossibile ritrovare. Oggi i bambini ambiscono alla ricchezza, al potere e all'amicizia, ma non aspirano ad avere un buon carattere. A che cosa servono la ricchezza, il potere e l'amicizia se manca un buon carattere? But today,
I soldi vanno e vengono. Quello che si deve insegnare ai figli sono la moralità e la rettitudine. Questo è ciò che veniva insegnato nei tempi antichi. Oggi i genitori desiderano che i loro figli abbiano un'istruzione superiore e diventino persone importanti, mentre prima i genitori preferivano che i figli diventassero delle brave persone, anziché delle persone importanti. A causa di questo fatto, i genitori volevano avere figli buoni, così che l'India si ergeva come un esempio, un ideale per tutte le nazioni del mondo. Oggi agli studenti non vengono insegnate le buone qualità. Quando i ragazzi arrivano a casa, vogliono subito vedere la televisione. Il padre si siede con loro a guardare la televisione. Prima i ragazzi tornavano a casa e i genitori li accompagnavano nella stanza della puja e sentivano gli insegnamenti che erano stati dati in classe. Oggi i genitori vogliono che i ragazzi vadano all'università, così possono poi trovarsi un suocero ricco. In altri tempi i genitori non volevano un suocero ricco per il figlio, ma una moglie con delle virtù. Per questo un tempo il mondo era più prospero e pacifico. Qual è la causa del caos odierno nel mondo? Non ci sono più genitori ideali e non ci sono più neppure dei figli ideali. La prima scuola è proprio la famiglia. Se l'ambiente familiare è buono, i figli, quando entreranno in società, assorbiranno ciò che c'è di buono. Gli studenti d'oggi devono riconoscere che tutta la conoscenza e la saggezza e tutte le buone qualità sono state date dalla società. Devono chiedersi quindi che cosa intendono fare per la società. Gli studenti infatti ricevono molto dalla società, ma non danno alcun contributo in cambio. Questo dimostra che gli uomini sono diventati ingrati. Dobbiamo mostrare gratitudine verso coloro che ci aiutano. A che cosa serve l'educazione se non siamo grati ai nostri benefattori? Non c'è gratitudine al giorno d'oggi. Non c'è rispetto. Questo significa che tutta l'educazione ricevuta è stata inutile. Innanzitutto dobbiamo imparare a rispettare la società in cui viviamo, perché ci siamo nati, siamo cresciuti e facciamo parte della società fino alla morte. Nei tempi antichi le madri insegnavano ai figli che potevano condurre una vita ideale solo con il rispetto per la società.
prostrated to her. And she taught him so many good things. Vi è l'episodio di Abhimanyu. Si inginocchiò davanti a sua madre e le chiese il permesso di andare a combattere. Inizialmente sua madre non voleva dargli il permesso e disse: il grande guerriero Drona ha riferito che nella battaglia di oggi ci sarà una strategia pericolosa. La formazione a forma di loto è il nome di questa strategia, Padma Vyuha. Bhisma è d'accordo con Drona, tuo fratello e tuo zio non sono qui, tua moglie è incinta. Non sappiamo che cosa può succedere sul campo di battaglia, quindi ti consiglio di non andare in questa guerra adesso. Egli rispose: madre, queste non sono cose che tu dovresti insegnarmi. Dovresti incoraggiarmi ad andare sul campo di battaglia come un leone e distruggere Kaurava. Invece cerchi di scoraggiarmi. Ti sembra giusto da parte tua comportarti così? Ti prego, concedimi la tua benedizione e augurami affinché io torni con la vittoria della battaglia. A queste parole Subhadra comprese subito che il suo dovere, comprese subito quale fosse il dovere in questa situazione e lo benedì, dicendo: figlio caro, che tu possa avere una lunga vita e che tu possa guadagnare una buona reputazione per la tua famiglia e che tu possa avere le benedizioni di tuo zio e di tuo padre. Che il Signore sia con te e ti protegga sul campo di battaglia. È un obbligo per un figlio guadagnare una buona reputazione per la sua famiglia. I genitori non impartiscono questi buoni insegnamenti oggi ai loro figli. Da quando il bambino nasce, lo ricoprono di dolci e celebrano i compleanni. Invece nei tempi antichi i genitori celebravano il compleanno del figlio il giorno in cui egli procurava un buon nome alla famiglia. Il padre non è felice di avere un figlio per il fatto che il bambino è nato. Solo quando il figlio viene lodato per le buone azioni e per i risultati che raggiunge, egli si sente pieno di gioia. C'è una grande differenza fra la cultura di quei giorni e quella di oggi. Dai tempi antichi è la madre che alleva i figli, il grembo della madre è la scuola primaria del bambino. Per questo motivo nei Veda viene dichiarato che la madre sia il vostro Dio, che il vostro padre sia il vostro Dio e che il vostro insegnante sia il vostro Dio. L'onore più grande viene sempre dato alla madre. Quindi la madre è Dio. Matru devo bhava, putru devo bhava, acharya devo bhava.
So we say Matrudevo, our mother is God first, and then God is God. First we have the name of the mother. Quindi prima dovete onorare la madre. Even in history which is so we say Sita Rama, we don't say Rama Sita. Noi possiamo vedere per esempio i nomi divini di Sita Rama, Radha Krishna e Parvati Paramesha. L'aspetto femminile di Dio viene sempre per primo. È la donna che plasma la vita del bambino, è la madre. Anche quando lo punisce perché ha sbagliato e lo fa con amore. Per condurre il bambino al giusto sentiero. Oggi abbiamo molto bisogno di questo genere di madri. In questa sacra terra di Bharat, India, la pazienza è il nostro tesoro. Tutto l'amore potete trovarlo nella madre. Di tutti i voti che possiamo fare, il più grande è quello di aderire sempre alla verità. Nel nostro paese il più dolce dei sentimenti è quello della madre. Non c'è niente di più sacro dell'amore materno. Abbiamo bisogno di figli che soddisfino le ispirazioni delle loro madri. Abbiamo bisogno anche di donne che siano la personificazione della maternità. Quindi, allo scopo di nutrire questi ideali sublimi, oggi abbiamo proclamato il 19 novembre il giorno della donna. La madre di questo corpo era Ishvaramma, non era una persona erudita, non conosceva neppure l'alfabeto, ma dalla sua bocca erano uscite parole solo buone durante tutta la sua vita. Il suo cuore era colmo di compassione. Un giorno si avvicinò a Swami e gli disse: Swami, c'è tanta gente così ricca in questa zona, ma i bambini del nostro villaggio devono andare a piedi fino a Bukkapatanamma per recarsi a scuola. Il mio cuore soffre nel vedere tutti questi bambini camminare così per tanti chilometri. Swami, non puoi per favore costruire una piccola scuola nel nostro villaggio? When little children have little ailments like cold and fever and all that, the mothers should walk to Bukkapatnam and take them. And in the meanwhile, anything can happen. Swami, could you please build a hospital for these little ones? So I built a small hospital here. Ma io risposi: io non ho soldi. Lei si sfilò immediatamente la collana d'oro che portava al collo e disse: Swami, per favore vendila e costruisci una scuola. Swami, it is not enough if it's in our own village.
Le dissi, non ti arrabbiare, era solo per metterti alla prova che ho portato, che ti ho parlato in questo modo. Costruirò la scuola, certamente. Il giorno seguente la fondazione ebbe inizio e dopo poco tempo l'edificio era pronto. Le chiesi allora se fosse felice, ma non sembrava completamente soddisfatta. Le chiesi che cos'altro ti disturba? Swami rispose a Swami, quando i bambini si ammalano, le loro mamme devono portarli fino a Bukkapattanam per avere un trattamento medico e succede di tutto durante il viaggio. Per favore, costruisci un piccolo ospedale nel villaggio. Lei pensava sempre al benessere e alla felicità degli altri. Diceva sempre, non è sufficiente che queste strutture siano disponibili solo nel nostro villaggio, devono averle anche gli abitanti dei villaggi vicini e tutti devono essere felici. Una volta portai Ishvaramma a Brindavan. C'erano i corsi estivi. Gli studenti di tutto il paese frequentavano i corsi e c'erano molti stranieri. Era molto felice di poter ascoltare i principi nobili che costituivano la materia di insegnamento dei corsi e i discorsi di Swami della sera. Un giorno le chiesi, sei felice adesso? E lei rispose, Swami, che cosa potrei desiderare di più? Gente di così tanti paesi ottiene beneficio da tutto questo, quindi sono molto felice. La sua mente era aperta. Oggi possiamo vedere gente con la mente ristretta. La gente desidera solo che la propria famiglia e i propri figli siano felici. Ma Ishvaramma non era così, voleva che tutti fossero felici. Sebbene non fosse istruita, insegnava a tutti questi nobili principi. La nostra India ha ottenuto una grande fama grazie alle madri di questo spessore spirituale. Esistevano un tempo uomini e donne di carattere che costruirono una grande reputazione per il paese. Un giorno dopo colazione, Ishvaramma era seduta nella sala. Swami era di sopra e improvvisamente lo chiamò tre volte. Swami, Swami, Swami. E le rispose, vengo, non andartene. Gokak, che era là, rimase sorpreso della mia risposta. Mi precipitai giù. Lei mi prese le mani e mi disse, sono molto soddisfatta di questi corsi estivi, non sono solo di studenti a essere felici, ma io anche ho sviluppato una mente aperta. Swami, me ne sto andando. E così dicendo lasciò il corpo serenamente. Tutti aspirano ad una morte serena. Chi ha cattivi sentimenti non potrà mai morire in pace. In Ishvaramma non c'era la minima traccia di sentimenti negativi. Per questo era sempre gioiosa, anche all'età di 96 anni camminava per 3 chilometri da Brindavan alla casa della famiglia Gojimeni. Una volta le chiesi, perché vai a piedi così lontano? Perché non vai in macchina? E lei rispose, Swami, io desidero vederli, ma non mi sento a mio agio in una macchina, non ho bisogno di una macchina, preferisco andare a piedi. Because such mothers existed in those times, the whole world.
Desiderava sempre vedere gli altri felici ed è per questo motivo, grazie a queste grandi madri, che la società procedeva con progresso e prosperità. Una volta, quando questo corpo aveva 12 anni ed ero a casa di Subamma, le chiesi di cucirmi un vestito lungo, una lunga toga. Questa mia domanda non le piacque. Perché vuoi un vestito così lungo? Puoi indossare il dhoti? E io risposi, no, è arrivato il momento di fare così. Lei obbedì a questo ordine di Swami e cucì un vestito lungo. A quel tempo costava delle monete indiane. Quando mi mise il vestito, lei chiese a Ishwaramma di venire a casa sua per vedermi. Lei arrivò, mi vide e mi chiese, Swami, mi hai chiamato affinché vedessi questa tua forma? E io dissi, non essere triste, devo essere un ideale per tutto il mondo. Quando si indossano abiti color ocra, svanisce ogni desiderio impuro. Esse rimasero felici nell'ascoltare queste parole. Oggi Jayamma sta traducendo il discorso. In quei giorni accudiva Ishwaramma, che abitava a casa sua. Jayamma la serviva notte e giorno e ascoltava quello che Ishwaramma raccontava di Swami. Io non so che cosa Ishwaramma le diceva. Jayamma non voleva farsi una famiglia, ma i suoi genitori prevalsero su di lei e la convinsero a sposarsi e il matrimonio venne così combinato. Io in quel periodo mi trovavo a Puttaparthi e Jayamma mi spedì un telegramma che lessi. C'era scritto, oggi sto andando all'inferno. Cercai di convincere i suoi genitori a rinunciare, ma non mi vollero dare ascolto. Suo marito era un uomo dal carattere buono e anche la mamma di Jayamma era una donna molto buona. La sua preghiera più sentita era quella in cui chiedeva a Swami di diventare una donna con tante virtù, come Ishwaramma. Il matrimonio di Jayamma venne celebrato, ma Swami non andò al matrimonio. Il nome del marito era Gopinath. Il nome del marito era Gopinath. Egli era nobile ed educato, era appena tornato dall'America dove aveva studiato, trovò un lavoro in una grande ditta a Rajayamundry. Quando Swami andò a Rajayamundry, egli servì Swami organizzando tutti i mezzi di trasporto. La costante preghiera di Gopinatha era che lui e Jayamma trovassero un posto ai piedi di loto di Swami. Swami lo consigliava continuando di non avere fretta, in quanto c'era una lunga vita davanti a loro. Quando Swami tornò da Rajayamurdi, arrivò un telegramma che annunciava che Gopinatha era morto. Jayamma chiuse la casa subito e si precipitò a Brindavan. Si era
Aveva messo la vibhuti sulla fronte ed era caduta sotto un albero, ed era seduta sotto un albero. Swami le chiese perché si fosse messa sulla fronte la vibhuti e non del kumkum. Rispose che le era stato ordinato da Swami. Inoltre informò Swami che suo marito era morto e disse che non si sarebbe allontanata più da Swami. Swami mandò Karuna Yananda e Rama Brahman a Rayamudri a prendere tutte le cose. Swami dette a Jayamma l'incarico di insegnare al college di Anantapur. Jayamma aveva avuto una medaglia d'oro per la sua bravura nella lingua inglese. Aveva imparato il sanscrito, ma non era abbastanza soddisfatta. Così espresse a Swami il desiderio di prendere un dottorato. Con le benedizioni di Swami prese il dottorato sotto la guida di Gokak. Jayam era molto determinata e continuò a lavorare nell'istituto. Veniva a Puttaparthi tutte le domeniche fino a che Swami non le disse di concentrarsi sul lavoro senza sprecare il suo tempo. Jayam obbedì prontamente agli ordini di Swami. Era venuta da Swami quando aveva 4 anni, quando Swami abitava ancora nel vecchio Mandir. Ogni volta che Swami si muoveva, lei lo seguiva come portando un asciugamano. È cresciuta così con sentimenti elevati. Dio è l'incarnazione dell'amore, egli è completamente altruista. Anche le persone che lo seguono devono essere completamente altruisti. Se i vostri cuori sono colmi di amore divino, dovete essere in grado di percepire l'unità nell'intera creazione. Se questa unità pervade tutti i nostri cuori, non ci sarà più posto per l'odio verso gli altri. L'amore eterno si fonderà nei cuori con l'esperienza dell'unità di tutta l'esistenza. Quindi, coloro che seguono il divino e si trovano pervasi del divino amore sono proprio fortunati. In Swami non c'è un minimo segno di egoismo. Swami è puro altruismo. Se installate in voi stessi questo amore altruistico, diventate anche voi altruisti e il vostro amore aiuterà gli altri a seguire il sentiero ideale. C'è un segno di egoismo e di interesse egoistico persino nell'amore di una madre, di un padre e degli amici, ma l'amore divino è senza queste forme di egoismo. Perché non volete, perché non desiderate questo amore altruistico? Oggi la gente insegue i piaceri fisici e mondani e le ricchezze. Tutto ciò che è mondano è negativo. Soltanto l'amore di Dio è positivo, solo se avete questo amore siete veramente potenti e potete compiere azioni ideali. Lasciate che la gente pensi quel che vuole, non dovete preoccuparvi, instillate in voi l'amore divino. Il timore del peccato e l'amore per Dio sono svaniti dal cuore. E questo è la conseguenza del declino della dignità dell'uomo. Questa è la causa dell'inquietudine del mondo. Non dovete farvi influenzare dalle parole degli altri e perdere di vista la santità dell'amore divino. La gente è come un branco di corvi, dicono tutto quello che passa per la loro mente, ma voi dovete mettere in pratica la vostra discriminazione, dovete essere puri di cuore e non temere niente. Le persone gelose possono inventare tante cose, ma non possono danneggiarci, anzi ci aiuteranno. Dobbiamo essere pronti a fronteggiare ogni difficoltà. Perché la vera felicità arriva dal superare le difficoltà. La censura viene trasformata nella lode se seguiamo
con determinazione. La critica, infatti, non ha. La critica, infatti, aggiunge solo lode alla sacra gloria del divino. Non dovete farvi influenzare dalle critiche. Per coloro che dicono sì, è sì. Per coloro che dicono no, è no. No e sì sono solo per voi, ma per Sai è sempre sì. Io non dico mai no, io sono sempre immerso nella beatitudine, non conosco altro che la beatitudine. Dobbiamo dare il benvenuto felicemente anche alla morte. Tutto succede per il nostro bene. Una volta che siete nati, potete forse sfuggire alla morte? La morte e la vita sono due inseparabili uccelli gemelli. Fino ad oggi io non ho mai avuto desideri fuorché uno, l'unità di tutti. Dovete riconoscere l'unità del principio atmico che risiede in uno ed in tutto. Contemplate sempre il principio dell'amore. Dovete aver rispetto per tutti, amate i vostri genitori. Potete commettere errori consapevolmente o meno, ma non è consigliabile rimuginare sugli errori commessi. Il passato è passato, dimenticate il passato, il futuro non è sicuro, il presente è molto importante. Non è un presente ordinario, è l'onnipresente, quindi siate felici nel presente. Swami si aspetta che tutti i genitori si sentano soddisfatti delle loro vite per essere riusciti a crescere i loro figli con qualità virtuose. Dovrebbero sempre aspirare alla bontà e al benessere dei propri figli. Un buon ragazzo è colui che diventa un ragazzo di Dio. Come fate a modificare la parola buon ragazzo? Durante i vecchi tempi, negli inglesi, c'era l'abitudine di dire buon ragazzo, poi questa frase diventò addio. Ai tempi degli inglesi c'era l'abitudine di dire good boy, che significa buon ragazzo, poi questa espressione diventò goodbye, che significa addio. Questo è un gioco di parole. Più tardi la parola good, che significa buono, bene, sparì e rimase solo la parola bye. È in questo modo che con il passare del tempo molte parole si sono deformate, ma quello che si deve cercare di ottenere è il fatto di diventare buoni ragazzi. Quindi abbandonate, rinunciate all'egoismo e diventate altruisti. L'egoismo è la mancanza di amore. E l'amore è mancanza di egoismo. Obbedite ai vostri genitori e diventate voi stessi genitori ideali in futuro. Dovete insegnare la stessa cosa anche ai vostri figli. È proprio per propagare questi principi che ho proclamato il 19 novembre il giorno della donna, che è di lieto auspicio. L'importanza di questo giorno risiede nella divulgazione e nella realizzazione della santità della maternità, che si fonda sui principi dell'amore altruistico. I bambini devono essere nutriti con i principi della pietà e della virtù. Questo giorno continuerà ad essere celebrato dai posteri per moltissimo tempo a venire. मुदित मन से कह राम राम राम